a Brindisi. Questo è il primo dato, si è al lavoro anche con un tavolo tecnico perché tutto funziona meglio. Sì, siamo contenti che ci sia questo rientro, speriamo che sia un ulteriore tassello che ci aiuti nel rilancio di questa, il rilancio turistico di questa città. Siamo contenti che abbia fatto questa scelta. Da parte nostra l'impegno a realizzare le condizioni ideali perché qualsiasi evento che si realizzi in questa città possa trovare condizioni ideali e ottimali dal punto di vista turistico, ricreativo. In questo senso sapete qual è il nostro impegno forte che stiamo portando avanti sul piano della valorizzazione dei beni turistici. Certo, si scontano problematiche esistenti, uno per tutti, il dialogo fruttifero, positivo che abbiamo avviato con la sovrintendenza dei beni archeologici, ma che sconta tempi tecnici, dialoghi sindacali, per cui ci siamo attrezzati a far vedere i beni dal Teatro Verdi, non è quello il posto ideale, mi auguro che l'interlocuzione avviata favorevolmente con la dottoressa Piccaretta, che ringrazio, possa al più presto consentirci di far vedere e di toccare con mano i turisti quelle che sono le grandi potenzialità e che non può essere una visione riservata soltanto alle giornate feriali, ma deve essere resa fruibile anche nei giorni festivi, perché è notorio che i turisti, ma io direi anche non solo i turisti, perché è giusto che la città stessa si appropri delle sue cose. Quindi quale giorno ideale non è quello festivo per poter fare una cosa del genere? Allora, questi beni devono essere nella fruibilità piena della gente in qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, qualunque sia calendario feriale o festivo. Ripeto, è un dialogo che abbiamo aperto, non intendiamo impegnare somme economiche del bilancio comunale per pagare straordinari di impiegati di altre organizzazioni. Auguriamo che presto si possa avere una apertura piena di questi beni. E tra l'altro il Salone Nautico si svolgerà al Porticciolo. Qual è la situazione? Perché si parlava prima del dottor Zizzi come presidente della società Bocche di Puglia. La vendita delle quote è possibile? È notorio che la nostra posizione sulla Bocche di Puglia è scontata. Noi abbiamo già messo in vendita le nostre quote perché riteniamo che possa essere importante che il mondo dei privati possa appropriarsi interamente di una società. E a proposito dei beni, il Porticciolo si inserisce in un contesto che vede il Castello Alfonsino e la spiaggia di Cala Mater Domini interessata da riqualificazione. A proposito del castello, c'è un'interlocuzione con l'Agenzia del Demanio per provare a ricevere la titolarità del bene? Non solo così, ma con la sovrintendenza che ha avviato i lavori. Sapete benissimo che sono questi 5 milioni che sono stati consegnati ai lavori, ma che serviranno soltanto a mettere a non far deteriorare il castello. È chiaro che è un problema molto più complesso, noi siamo pronti ad acquisirlo, la missione comunale lo sarà, lo è, però bisogna anche avere delle idee su cosa farne. Allora, se non si definisce il quadro generale, non è il caso di andare a ufficializzare un trasferimento quando non si hanno le idee su cosa farne. Ecco, vediamo un pochettino cosa si vorrà fare di questo bene enorme, ma appunto perché è troppo bello, è troppo impegnativo per qualsiasi finalità.